Bene, rieccoci. Quella che facciamo oggi non è una vera e propria ricetta, ma è solo la tecnica, una delle tecniche, poi ognuno può fare come preferisce, però vi do questo consiglio per come farcire un pandoro. Capita di farcirlo con la crema, di farcirlo col gelato, però si vede molto in giro che si buca sopra, si toglie la parte interna, poi quando uno lo taglia c'è solo la parte centrale, o chi capita più crema, più gelato, meno. Noi facciamo una tecnica un po' usata più o meno per le torte, molto semplice da realizzare, da fare, in modo che tutti quanti, tutti quelli che gusteranno il dolce, avranno la farcitura, si può dire più o meno tutti quanti alla stessa quantità, perché a volte capita che c'è più crema, qualcuno può capitare il panettone, il pandoro senza farcitura. Quindi in questo modo cerchiamo di distribuire equamente la farcitura per tutto il dolce. Andiamo a vedere quello che utilizziamo e poi la tecnica per farcirlo. Allora, gli ingredienti. Partiamo dalla base, quindi abbiamo un pandoro da 1 kg. Poi abbiamo crema pasticcera realizzata con mezzo litro di latte. Per questa potete tranquillamente andare a vedere le ricette che sono caricate sul mio canale. Abbiamo la ricetta delle tartellette, quindi tranquillamente là potete vedere come viene realizzata, come realizzo la crema pasticcera, addirittura cotta al microonde, giusto un'alternativa un po' più veloce per evitare di metterla sul fuoco. Quindi abbiamo la crema realizzata con mezzo litro di latte, abbiamo dello zucchero a velo vanigliato, che è quello che troviamo nella confezione del pandoro, delle scagliette di cioccolato. Avevo il cioccolato da copertura che ho utilizzato per poi fare qualche decorazione alla fine fuori. Lo stesso cioccolato l'ho tagliato un pochino a scagliette con il coltello, perché lo metterò all'interno della crema. E giusto una variazione, andrò a bagnare poco poco il pandoro, quindi la pasta del pandoro, con del liquore allo zabaione che tutti quanti conoscete, quindi è facile anche da reperire anche quello al supermercato. Allora, come procediamo? Vi dicevo prima, per il problema che quando uno farcisce, a volte poi è normale che se il panettone è farcito, il pandoro è farcito in modo industriale dalla fabbrica, viene riempito con degli attrezzi, con delle siringhe, che viene riempito in modo equo. Come andiamo a tagliare il pandoro per poterlo farcire in modo equo? Allora, prima cosa che facciamo, andiamo a togliere in modo molto sottile la parte di sotto, in modo che lo poggiamo qua sopra. Quindi anzi, spostiamo un attimo, perché sennò sì, rischiamo che ci vanno le briciole all'interno. Andiamo a togliere giusto in modo molto sottile la parte di sotto del nostro pandoro e la utilizziamo come base, quindi lo andiamo a appoggiare sul disco e poi andiamo a realizzare i tagli. Allora, lo facciamo a strati, come se fosse un pan di Spagna. La differenza è che quando lo andiamo a farcire, ogni due strati di pandoro ne lasciamo uno vuoto, in modo che al momento che andiamo poi a porzionare non abbiamo crema su tutti i lati, quindi solo nel sandwich, ok? Quindi partiamo e tagliamo la prima e la seconda, ok? Quindi questo qua è il primo sandwich. Poi ne facciamo un altro. Ne abbiamo uno. E due. Quindi questo è l'altro sandwich. Questo qua lo facciamo a due. Poi naturalmente lo possiamo tagliare a pezzi, no? Non dobbiamo lasciarlo intero per forza. Quindi andiamo. Perfetto, quindi abbiamo 1, 2 e 3 sandwich. Quindi questi qua adesso andiamo a bagnarli, man mano li montiamo sul disco e poi facciamo la decorazione finale. Allora, partiamo con la prima parte, quindi abbiamo 1, 2 e 3.
Quindi abbiamo questa parte qua. Intanto andiamo a bagnare con il nostro liquore lo zabaione. E poi andiamo a riempire la nostra saccapozzi senza beccuccio, perché è solo per facilitare la farcitura, quindi non dobbiamo fare una decorazione, quindi non ci serve la bocchetta alla saccapozzi. Quindi andiamo a riempire la nostra saccapozzi. E facciamo il nostro strato di crema, distribuendo, cercando di distribuire più. Poi andiamo a mettere qualche goccia di cioccolato, qualche scaglietta all'interno e andiamo a, rispettando naturalmente il taglio che abbiamo fatto, andiamo a chiudere il primo. Questo strato lo lasciamo vuoto e andiamo a appoggiare l'altra parte del sandwich. Questa qua invece la giriamo un pochino a stelle in modo che sappiamo la parte che dobbiamo tagliare e ripetiamo l'operazione. Zabaione. Rifacciamo la nostra sac à poche di crema, andiamo a ripetere l'operazione di farcitura, un paio di cucchiai a strato diciamo ce ne vogliono. Gocce di cioccolato, facciamo le mani e mettiamo l'altra stella, naturalmente rispettando la forma del pandoro. Questa di nuovo vuota, andiamo a stella di nuovo l'altro strato, sempre zabaione, farcitura. E andiamo a chiudere il nostro pandoro. Lo chiudiamo così. Adesso andiamo a spostarlo sul nostro disco di portata. E siamo pronti per la decorazione finale. Andiamo. Allora, una volta assemblato tutto il pandoro, quindi esaurite tutti gli strati, tutti i sandwich, abbiamo il nostro cioccolato fuso. Prendiamo un'altra sac à poche, andiamo naturalmente senza tagliarla, la tagliamo dopo. Andiamo a riempire la nostra sac à poche col cioccolato.
una volta che l'abbiamo riempita, possiamo tagliare e andiamo a fare la nostra decorazione. Facciamo cadere un po' pure sui lati, un po' più abbondante in testa. Cerchiamo di individuare le zone dove che sporgono, possiamo sempre dare un effetto montagna. Ok? E poi andiamo con un setaccio, un colino, andiamo a spolverare con lo zucchero a velo che abbiamo in confezione. Poi lo zucchero a velo che sta sul cioccolato verrà poco poco assorbito, quindi poi adesso andiamo a pulire il disco e ci prepariamo per l'impiattamento. Allora, ecco a voi il pandoro farcito con crema pasticcera, gocce di cioccolato e bagna allo zabaione. Ancora a voi e buone festività!